Luca Panichi ci aspetta con la sua nuova impresa il 31 maggio. Sì, siamo arrivati a coinciderci con la penultima tappa del Giro d'Italia, dove i corridori arriveranno in cima allo Zoncolan e io cercherò di precederli, come al solito tutti gli anni, quelle due ore prima, percorrendo non i 10 km ma gli 8 km e cercando di stare nei tempi adeguati e soprattutto portando il senso della scalata, che è condividerla nel concetto dello sport integrato con l'Oxen e guardare in avanti sostenendo la Marina Romoli Hollus per la ricerca, insieme a tutti coloro che amano il ciclismo. Quindi dalle 2:30 alle 3:30 noi ci colleghiamo sulla Rai e non vedremo Luca Panichi arrivare all'arrivo. Cosa sarà successo? Sarà successo che mi sarò arreso alle rampe terribili di una salita per la quale all'ingresso c'è un cartello con scritto "Benvenuti all'inferno", io cercherò di asfaltare l'inferno. Perché il ciclismo è stata la mia passione di sempre e comunque perché fare sport ti fa star bene e ti permette di diventare anche disinvolto in aree incredibili che puoi andare ad incontrare perché tu decidi che sei in grado di poter fare i tuoi allenamenti nonostante tutto. Di un anno che si è avvicinata al ciclismo, ha vissuto altri palcoscenici, altri scenari e alla fine quando leggi nelle sue parole in maniera egregia Luna Nuova, cioè quello di far vivere una comunità fuori dalle frammentazioni e dunque qui a Montegrappa con loro farò una passeggiata su Colle Antria e faremo l'accesso frizio, non mi ricordo più, vai te! Forma televisiva nel quale collaboro, ma io vi dico, nel 2008 ho deciso personalmente di licenziarmi dal Mercatone perché ci siamo incontrati era Francesca e Mirko e vittoria per una persona disabile al di là della sua passione nello sport e lo sport ti deve insegnare questo è accettare di essere persona di qualcosa che no, tu sei abbastanza esaustivo direi e comunque vero. Marina Bassini, il microfono, ok. Perugino, dove si allena abitualmente, abbiamo visto scalare il Cippo Carpegna. Questo è il vero valore dell'integrazione, è che tu ti rapporti con loro senza sconti di pena, cioè se faccio una cavolata, ci sono delle fotografie di Francesca che parlano chiaro, cioè